Chi è che parla? Mi chiamo Herschel Craig, V2 della Città del Vento. Trasferisciti. Mi serve uno come te e quasi sicuramente non ti spareranno. Zoe, un certo Herschel Craig mi ha appena invitato a Chicago. Che colpo di fortuna. Herschel è il V2 di Chicago. Lui e Troy vogliono diventare V4 del Midwest. Può farti avere il tatuaggio, Alex. Imposta la destinazione e vai. Nuovo video, gente. Mi sto dirigendo a Chicago per la nuova missione principale. Ecco Chicago in lontananza, siamo quasi arrivati. Wow, bellissima la città, luci di notte, veramente fatto veramente benissimo questo gioco. Wow! Siamo arrivati, mi dice che la missione è sempre di un livello facile, naturalmente lo rapporta al livello della mia vettura. Chiaramente io sono andato un po' in giro, ho collezionato, ho montato pezzi dell'auto, me la propone come facile, quindi consiglia almeno il livello 8. Arsha vuole un passaggio, che è una proposta interessante da farti, facciamola partire. Hey, sono Herschel, ti mando il punto d'incontro, baci e poi parleremo. Espandi la minimappa, non ho fatto in tempo a leggere. Era ora. Portami qui, veloce. Parliamo per strada. Quindi una sfida a tempo, suppongo. Portami fino al water park. E non fare idiozie. È un abito da sartoria. Vai. C'è un po' di traffico effettivamente. Oh! Mancano 2 chilometri, ho 1 minuto. Non dovrei aver problemi a fare questa missione. Basta che non faccio cazzate. Dovrebbe essere abbastanza. Posso dartelo? Fammi diventare V4 ed è tuo. Che devo fare? Troy, batti i suoi piloti per me e divento V4. Pensi di farcela? Sì. Bene, diamoci da fare. Dobbiamo sbrigarci? Non manca molto ormai. Ops. Arrivati. Bene, l'accordo è questo. Batti Troy, io divento V4 e tu entri nei 510. Controlla la mappa, ci sono altre corse. Poi avrò il tatuaggio? Questo era l'accordo, vedi di guadagnartelo. Ok, quindi sembrerebbe che abbia trovato un altro sponsor criminale.
Troy che ha sgamato non il mio doppio gioco, ma ha capito che qualcosa non ha funzionato. Ha iniziato a sospettare di me, voleva farmi fuori, quindi ora ho trovato un altro criminale che ce l'ha con Troy, quindi l'amico del mio amico è il mio nemico, era così che funzionava più o meno. Ok, ho selezionato missioni da completare, così almeno è tutto più chiaro. Direi questo, regolamento di conti, che è anche vicino. Andiamo. Eccoci arrivati. Il braccio destro di Troy vuole la rivincita. Battilo di nuovo. Ok, quindi sarà un testa a testa come l'altra volta. C'è un nuovo pilota in giro, uno che ti ha sfidato a Detroit. Me lo ricordo. Ora è il braccio destro di Troy. Battilo, fai vedere chi sei. Eccolo di Ancora tu? nuovo. Avevo avvertito, Troy. Non hai l'istinto omicida che distingue un teppista da un 510. Presto sarai solo un ricordo. Andiamo. Ah, proprio una gara quindi stavolta. Ok, ci sono altri piloti. Via. Umilia quel figlio di un cane, hai capito? Il piano è quello, Hersh. Adesso lasciami fare. Fagli mangiare la merda! Cosa? Ma sì, polvere! Voglio che attraversi il traguardo ridotto a un rottame! Ti stai facendo umiliare! A gara finita potrai urlare quanto vuoi, ma per ora sii gentile e sta zitto! Sì, anche perché mi sta distraendo. Se taglio di qua... No, mi schianto. Cavoli. Ho fatto una cazzata. Le sbarre sono più dure di un grattacielo. Ah, li ho bruciati, proprio alla grande. Conosci il codice dei 510? Lascia la città e considerati fortunato che puoi farlo con la tua auto. Faremo sempre così, due missioni a video.
salvo magari eccezioni particolari, missioni che durano troppo poco. Ne ho fatte due, ne è saltata fuori una nuova, mi pare. Ah no, no, erano sempre quattro, ora sono tre. Ok, poi magari nel prossimo video facciamo un bel test driver che magari cambia un pochino e poi un'altra missione principale. Quindi ci vediamo al prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video.